ragazze, bentornate sul mio canale. Oggi mi va di farvi vedere i bagnoschiuma che ho selezionato per la stagione calda. Per la stagione calda cosa significa? Da qui, da giugno fino a magari metà ottobre, sono tutte profumazioni che ho selezionato da utilizzare, che secondo me sono adatti per il periodo più caldo, più fresco, sempre in base alle profumazioni, texture, eccetera. È un video un po' trabocchetto perché in realtà questa parte di bagnoschiuma è la metà di bagnoschiuma che ho nelle scorte, quindi vi faccio sbirciare, diciamo, nella mia scorta estiva di bagno doccia. Lo so che vi piacciono tantissimo i video sulle scorte, ma non riesco a farvi vedere tutte le scorte perché devo poi riporre tutto indietro, però ogni tanto mi parte uno scarabizio e quindi vi faccio sbirciare magari nella metà delle mie scorte di qualche ambito, insomma. In questo caso parliamo di bagnoschiuma, che ci piacciono tanto perché ci piace lavarsi, ci piace profumarsi, chi di più, chi di meno, questo sta alla discrezione di ciascuno di noi. Sulle labbra ho questo rossetto liquido gloss, non ho mai capito, di Charlotte Tilbury, nella colorazione Canne Stropé, che su di me, ragazza, sulle mie labbra mi sbatte molto perché io ho la carnagione delle labbra un po' più scura, però ce l'ho e lo utilizzo. Ho acceso solo una luce artificiale e dai sto cappello perché sto crepando di caldo, ragazze. Oggi ci sono 32 gradi, quindi è luccico d'immenso perché probabilmente anche con questa luce comincerò a sudare, ma in realtà la prova del 9 non sono né sudata né lucida, semplicemente oggi ho provato il nuovo fondotinta di Bare Minerals che mi sta piacendo tanto, che enfatizza ancora di più la luminosità. In più c'è anche la luce che mi spara proprio in faccia, così vedete meglio, quindi non è che giro come una lampadina, però effettivamente l'effetto è molto bello. Come potete vedere anche qui cattura la luce, perché qui dopo l'eritema che ho avuto c'è uno strato di pelle nuova e luccica seriamente, proprio è proprio super liscia, nuova. Ma in realtà tutta la mia pelle è luccica, così non sono sudata, ho fatto la doccia e tutto. Cominciamo subito, partiamo dai BB toni che ho, quindi questa è metà delle mie scorte, diciamo, i bagnoschiuma in gel con le profumazioni più estive, ecco. Allora ho questo di Ecolatier che potete trovare sul sito Make Up, Shower Gel Micellare Antipollution Cactus e Tè Verde. Ovviamente cactus e tè verde sono due piante che io adoro e mi piace tantissimo l'accostamento. È ovvio che tutti questi prodotti non li utilizzo da sola, siamo in due e tutte e due adoriamo lavarci. Poi sempre di Ecolatier, jojoba e papaya. Questi bagno doccia sono molto particolari perché hanno un inci favoloso, tantissimi estratti, costicchiano un po' di più ma fanno veramente la differenza sulla pelle. Ne ho provati altri, questi sono due che mi sono rimasti e li metterò in uso. Poi di PH Bio ho il bagno doccia rivitalizzante arricchito con olio essenziale di pino silvestre, questo sicuramente me lo fregherà Andrea, ma lo utilizzerò anch'io, anche se noi abbiamo due bagni, quindi in due bagni abbiamo 800 bagnoschiuma poi aperti, poi quando finiscono sembra che li bevo e non mi lavo. Poi sempre di PH Bio ho questo all'aloe, che non l'ho mai provato ma mi ispira tantissimo, io come la mia amica Laura del canale Laura P, che saluto e mando un bacione, entro in fissa con aloe di estate perché è molto fresco. Poi ho l'ultimo acquisto, questo di Achillea, ma l'ho già utilizzato in passato 2 o 3 volte, è molto fresco come bagnoschiuma ma non è fresco menta tipo freddo chili, ecco perché io non sopporto l'effetto freddo né l'effetto caldo. Poi ho di PH Bio Vegetal, bagno doccia idratante con estratto di finocchio bio e vitamina E, sempre 500 ml di prodotto. Sempre della stessa linea ho questo, che non so perché fa questo colore qua, non l'ho mai aperto, zenzero e vitamina C, vedete? Si è un po' addensata, una parte un po' densa, si vede che va scosso, che strano che è, vabbè, questo magari lo utilizziamo subito per vedere se è andato male o no, anche se io l'ho acquistato di recente, perde, non perde, vabbè. E poi ho anche questo nutriente zucca bio e peptidi, come vedete sono texture in gel molto fresche, vi danno anche la freschezza. Di Balea, sapete che non acquisto più questi bagnoschiuma che vi farò vedere, mi sono rimasti questi dall'anno scorso, quindi li metterò subito in uso. Questo al cocco
questo al limone. Non li ho mai provati, questo idratante è limoncello al limone e questo non ha neanche la scritta. Sono piccolini, 300 ml, non faccio fatica assolutamente a smaltirli. Poi, di Neutro Roberts ho il dolce shampoo rinfrescante con eucalipto e mentolo, senza sapone, pH fisiologico. Questo potrebbe utilizzarlo Andrea, visto che lui con un prodotto lava tutto. E poi ho questa cesta dove ho selezionato tutti i prodotti, tutti i bagnoschiuma in tubo eccetera, adattissimi per l'estate. Allora, il primo è di un marchio che non si trova più purtroppo, o comunque se si trova è per puro culo, è da Natura allo Zenzero, bagno doccia tonificante. Ho già provato la crema corpo, mi era piaciuta da matti, infatti non lo so, apro perché è l'unico prodotto di questo marchio che mi è rimasto. E mi dispiace perché conosco già la profumazione, conosco il marchio ed è molto molto buono, però vabbè. Poi, sempre di Balea, ho queste due profumazioni nuove, Natural Beauty. Allora, gel doccia nutriente con olio di mandorla e fiori di ciliegio. E poi anche questo gel doccia con olio di cocco bio e estratto di peonia. Insomma, cocco regna. Poi ho l'olio doccia di Yves Rocher, sapete che anche gli oli doccia mi piace molto utilizzare estate e inverno, ma di estate ancora di più perché si fanno le docce. Poi ho Pure Fresh di Nivea, 250 ml di prodotto. Della Sien ho ritrovato e ho ricomprato la Shower Cream al gelsomino, è vero che è una crema quindi non è un gel, ma la profumazione del gelsomino secondo me va bene sia in estate che in inverno. Non sono molto fissata con la divisione delle profumazioni estate, inverno e texture, però queste mi sembrano più adatte, ecco, li pesco più volentieri. Poi il mio matissimo shower oil ricco della Nivea, questo mi piace tantissimo sia come olio doccia sia come profumo. Sempre come olio doccia ho felce azzurra idratante con avocado e papaya, che questo non è un olio doccia ma è un semplice bagnoschiuma, a mio parere. Poi di Palmolive, questa è l'edizione dell'anno scorso, My Fresh Vibes con albicocca e cocco. Questi sono piccolini, quindi una volta che smaltisco questo, ciao. E poi di The Body Shop ho questo al gelsomino. Come vi ho detto, il gelsomino va bene sia in estate che in inverno per me. Poi di Natura Verde, non bio, perché c'è la divisione Natura Verde e Natura Verde Bio, ho avena e mandorle dolci. Molto buono come bagno doccia, delicato, l'ho già provato, ne avevo preso due, questa è la seconda confezione. Poi ho questo che è dell'Anticristo, il bagno doccia vivo di natura ai frutti. Era proprio lì in fondo, me lo sono dimenticato, vedete che ce l'ho fonato perché me l'ha regalato un'amica. Vivace Armonia, l'ho già utilizzato quando era uscita sia la crema corpo che il bagnoschiuma. Buono, lo utilizzerò perché comunque è un po' acidolo, fresco, secondo me è adatto. Poi ho il bagno doccia di Yves Rocher al caffè, li avevo acquistati quando era uscita sul volantino per le noi consigliere di bellezza, questo famosissimo al caffè, ma io il bagno doccia di Yves Rocher non riesco più a tollerare, però lo utilizzeremo, è rimasto solo quello. Poi uno neutro, bagno doccia con estratto di alga spirulina, senza profumo, certificato IAB di Ecos, 300 ml di prodotto. Questo non mi ispira per niente, va utilizzato. E poi mi sono rimasti bagno doccia in tubo. Vabbè, questa non è assolutamente estiva, però è un bagno doccia coccoloso. Magari se avete preso tanto sole avete bisogno di un prodotto più quasi idratante, però per me è più invernale, ma ogni tanto mi parte il trip di karité anche in estate, quindi la crema detergente di Yves Rocher al karité è la mia preferita. Probabilmente l'ho messo in questa scatola perché era in tubo e quindi ingombrava di meno. Poi di Erboristica d'Atenas ho questa rosa, sì, rosa, pepe rosa e vetiver, che sono le nuove profumazioni uscite in edizione limitata, che mi sembra molto estivo, come mousse doccia, latte di fico e gelsomino. Come potete vedere il gelsomino torna sempre. E poi ho questo shower gel di Ava & May, alla profumazione Caribbean, che sa tantissimo di cocco. Questo lo metterò in uso subito. Poi di Tesori d'Oriente abbiamo
Royal Oud e olio di sesamo. Vabbè, questi sono bagno doccia aromatici. Poi ho questo Forest Ritual doccia crema aromatico, ne ho già utilizzato uno, è finito, questo è il secondo, mi piace un botto come profumazione, assolutamente, quando volete qualcosa di più profumoso. E ho doccia crema aromatico tè verde e matcha, questo sicuramente è per l'estate top. Io li ho staccati tutti perché sapete quei rovinelli da attaccare perché sono ingombranti. E poi della Nuxe ho questi due olio doccia, qualcosa per la doccia, al miele per le scenti, no, non è il miele, scherzavo, olio doccia prezioso profumato con la formula biodegradabile alle madreperle dorate. Avevo preso il bipacco e il bipacco è rimasto, non so perché ero convinta di avere anche uno alla rosa, ma no, meno male. Quindi ho selezionato questa cesta di bagnoschiuma che sono un po' più piccoli e quindi facilmente smaltibili, ma sapete che a casa mia l'unica cosa che si smaltisce veramente difficilmente sono saponi mani. E poi ho un po' di bibitoni. Fatemi sapere voi che selezione di bagno doccia avete fatto, se siete come me che avete tanti bagno doccia quindi potete spaziare tra profumazione eccetera. Io vi ho fatto sbirciare un po' in una parte delle mie scorte di bagnoschiuma, quella invernale invece è più gigante, nel senso che i flaconi sono molto molto più grossi e profumazione molto più avvolgenti. Spero che questo video vi è piaciuto e vi ha fatto compagnia. Io vi mando un grandissimo bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!